me da alcuni amici avvocati e mi hanno dato una risposta diversa da quella loro hanno detto: è tutto possibile, si può fare tutto quello che si vuole, ma come ti anticipavo, se voi ritirate la concessione come parco, sappiate che se dopo perdete la causa dovete risarcire, a parte cioè, il mancato guadagno, ma anche i danni perché è ritardato e fine lavori. Quindi c'è, io ho questa, si parlava un po' tra di noi e si diceva: vabbè, noi possiamo sì fare una delibera in cui dichiariamo che come parco siamo contrari, no? A che venga realizzata la centrale, venga sfruttata l'acqua. Sapete qual è la mia posizione? Io non sono contrario solo all'interno del parco, sono contrario anche fuori del parco che venga utilizzata per fare energia elettrica e l'acqua, così come. Quindi questa è la situazione in cui io ho dei dubbi, vorrei avere la certezza, vorrei sentire l'avvocatura dello Stato cosa ne pensa anche su questo. Per quanto riguarda comunque, dico, già c'è un'inchiesta da parte della magistratura per quanto riguarda la concessione della realizzazione di questa centrale. Tra le cose c'è anche l'aspetto appunto degli usi civici, che è la cosa maggiore che sta seguendo per la forestale e per la magistratura. L'ispettore competente per territorio, questo la ringrazio, ma comunque se il Presidente mi permette, sicuro che abbiamo già relazionato appunto a chi dovere e stiamo tenendo la cosa come sì, ecco, c'è già la magistratura che sta indagando su questo, quindi io c'è questa situazione, quindi discutiamone, però c'è questo aspetto, ripeto, fare una delibera in cui sosteniamo che sosteniamo l'azione del CAI, sì, dicendo che siamo contrari per quanto riguarda questa nuova amministrazione, per quanto riguarda invece fare una sospensione della delibera, credo che rischiamo. Questo è un po' quello che io ho parlato sentendo gli avvocati, dopo di che si consiglieri dicono: ah, non ci interessa niente, paghiamo. Io qualche dubbio ce l'avrei. Comunque, come dicevo prima, la delibera è antecedente il nulla osta quale direttore, quindi se noi comunque annulliamo la delibera, il nulla osta comunque non viene annullato, perché noi non abbiamo la possibilità di annullare. Potrebbe essere solo non so tecnicamente se credo che sia un errore quello, perché la delibera esplicitamente autorizza il direttore ad emanare il nulla osta, altrimenti non l'avrei emanato, perché io prima mi ero rifiutato di dare nulla osta. È intervenuto il consiglio direttivo proprio perché io ho detto che non avrei autorizzato l'opera, poi che ci dite, no, insomma, questo presupposto mi sembra opinabile. Chiaro che sì, il fatto di fare una delibera in cui esprimiamo quello che è stato detto, chiaro, mi trovo assolutamente favorevole. Poi se riuscissimo a avviare perlomeno un procedimento, come posso dire, conoscitivo su altri mezzi che possiamo avere in qualche modo per questo punto, per fermare questi lavori, perché io chiedo a voi consiglieri se vi è capitato di passare recentemente in Valle del Mis e dare un occhio ai lavori che stanno facendo sul torrente. È chiaro che parlare di modeste derivazioni e di trascurabile impatto, anche la persona più lontana da questi problemi resta comunque turbato, c'è poco da fare. Ma io ritengo fin dall'inizio,
Consiglio attuale si è espresso in maniera contraria a questo provvedimento del passato. Il Presidente ha sempre espresso questa sua idea e l'abbiamo sempre coadiuvato. Certo, per quello che l'idea di sentire l'avvocatura dello Stato, quindi tutte le forme di carattere legale legislativo che tuteli il Consiglio presente, credo che sia l'obbligo. Quindi, poi per quanto riguarda appunto il parere, noi già a suo tempo, fin dal primo Consiglio, se non ricordo male, abbiamo dato questa nostra idea. Quindi, comunque confermo quello che ha detto il direttore aveva dato parere negativo. Dopo è stato il Consiglio, devo aggiungere, è arrivato quel giorno, non so voi se c'eravate, è arrivata un fax in cui diceva che la Bassabia avrebbe fornito l'elettricità per la Valle Stessa. Invece dopo l'hanno trovato solo qui nel parco quel fax, perché nei due comuni sia di Gosaldo e Sospirolo non l'hanno trovato, cioè quindi è un ulteriore, cioè, io ritengo che l'abbiano ottenuto, però siccome sta già indagando la magistratura